se non vado errato questa è la quarta serata e quindi questa sera andiamo al Tempo del Mandorlo. Gianluca? Maria? Rosario? Ci siamo tutti allora. Allora Gianluca, a te la parola. Grazie Cosimo, grazie Presidente. Questa sera presentiamo un romanzo che ho visto nascere, quindi mi sento un po', non il padre, perché il padre naturalmente è l'autore, ma quantomeno il padrino, quello che l'ha tenuto a battesimo. E poi spiegheremo perché. È un romanzo molto bello, ambientato tra la nostra terra e alcune tra le città più importanti d'Europa, che rivela l'anima romantica di un uomo, di un ragazzo, perché possiamo definirlo ancora così, che oltre a essere stato un amministratore accorto, oculato, sensibile e coscienzioso, ha dimostrato di essere anche uno scrittore di talento. Lo faremo grazie alla conduzione della collega Maria Giovanna Cogliandro. Un caloroso applauso di benvenuto a Rosario Rocca. A te, Giovanna. Buonasera a tutti, benvenuti a questa quarta serata. Come ha anticipato Gianluca, Rosario lo conosciamo nelle vesti di politico, è stato sindaco di Benestare per ben due mandati, è stato anche presidente del comitato dei sindaci della Locride. Questo inverno ha dato alle stampe il suo primo romanzo, Il Tempo del Mandorlo, edito da Radici Future. Il Tempo del Mandorlo è un romanzo appassionante, commovente, con una scrittura fine, delicata, ma mai sdolcinata. Il protagonista è Salvatore De Fiores, un ragazzo del 68 che ritorna al suo paese per le feste natalizie. E insieme a lui ci sono due donne misteriose provenienti da Parigi, i cui rapporti, i cui legami con Salvatore si scoprono poi dopo un lunghissimo flashback che ci riporta agli anni 80. Sono gli anni dei jukebox, delle musicassette, gli anni di Gente di Mare, dei Final Countdown, di Europe. Sono gli anni in cui all'amata si dedica Io Amo, di Fausto Leali. Sono anche gli anni in cui, per tentare un primo approccio con la compagna di classe di cui si è innamorati, si ricorre a una cosiddetta ambasciatura. Una compagna che si prestava di fare da messaggera di bigliettini, di quei pizzini in cui ci si dichiarava o si fissava un appuntamento, dei bigliettini che a volte si impiegavano ore per scriverli perché non si era mai convinti che fosse il messaggio giusto. La timidezza di una volta, quella che adesso non c'è più, non c'erano i cellulari per mandare i cuoricini, per mandare i bacetti. Gli anni 80 sono anche gli anni in cui per le strade scorazzavano il Ciao, la Vespa Special, la Ritmo, la Corriera, dei mezzi di trasporto che solo a nominarli ci catapultano nell'atmosfera di quegli anni, in qualche modo ne sono simbolo, ne sono parte integrante, cosa che non succede più adesso. Non ci sarà un giorno un'auto che solo a pensarla ci ricorderà i primi eventi. Dicevamo prima dell'arrivo di queste due donne da Parigi, che sono l'occasione per raccontare una bellissima storia d'amore che scoppia tra due giovani liceali. Entrambi frequentano il liceo di Locri, il liceo classico di Locri, e entrambi sono cresciuti in un paesino immaginario, Motta, che però tutto fa pensare si tratti di Benestare. Quindi la prima domanda è proprio questa: perché hai deciso di dare questo nome al paese Motta? Ma intanto buonasera e grazie all'organizzazione che mi ha dato la possibilità. Sì, buonasera, e un dovuto ringraziamento
all'organizzazione che mi ha dato la possibilità di essere parte di questa bellissima iniziativa culturale che è soprattutto un messaggio di speranza per... è un messaggio di speranza per il nostro territorio, perché la cultura può aiutarci veramente a voltare pagina. Tornando a Motta, al paese non immaginario ma ideale, ho scelto di non collocare questa storia nel mio paese, il benestare, anche se c'è tanto del mio paese, perché ho voluto idealizzare un paese dell'entroterra della Morbide, perché anche i luoghi che vengono citati, Fontanella su tutti, se andassimo a cercare delle antiche, vecchie cartografie dei comuni dell'entroterra, vediamo che le denominazioni dei luoghi, delle vie, sono uguali, si somigliano quantomeno. E quindi ho voluto fortemente che il luogo dell'anima, perché il paese, inteso così idealmente, ne parlavamo anche l'altra sera con Olimpio Talarico, fosse in qualche modo identificabile in tutto il nostro territorio della Morbide, il nostro entroterra. Motta, sì, e anche il nome antico di Bobalino, Motta Bobalina. Benestare era un casale di Motta Bobalina, quindi da là Motta, però definire diversamente il nome di questo luogo deriva, diciamo, da questa volontà, diciamo, di idealizzare un paese della Locride e non proprio Benestare. Questo romanzo ha visto la luce è anche un po' merito, come anticipava prima Gianluca, della professionalità del collega albanese e anche dello spazio culturale Madre Ladra dei Libri. Spiegaci un po' la genesi. No, io in realtà non vorrei usurpare dei meriti che non mi competono. Io ho soltanto ricevuto una telefonata dall'amico Rosario, che conobbi quando era candidato sindaco. All'epoca conducevo delle tribune elettorali su una TV privata. Lui era appena tornato da Torino, si affacciava al mondo della politica locale e siccome facevamo delle tribune elettorali di tutti i paesi al voto in quella tornata amministrativa, mi ricordo di questo ragazzo che era candidato a sindaco contro il cugino, peraltro. Contro Rosario Macri. Due Rosario, due cugini, due... più o meno stessa area, forse lui si guarda un po' più al centro rispetto a te che eri collocato un po' più a sinistra. Poi Rosario vinse le elezioni e conobbi questa persona che ti dava il senso dell'affidabilità e dell'affabilità. E poi ha vinto anche la seconda tornata elettorale, è stato riconfermato e ha conquistato gli organismi sovracomunali, il vertice della comitato esecutivo dell'associazione dei comuni della Locride, che è una sorta di giunta dell'associazione dei comuni, ma non conoscevo questo suo talento narrativo. Avevo letto qualcosa sulla stampa settimanale e poi un giorno mi chiamo e fa: guarda, ho questo manoscritto che da un annetto che ce l'ho, vorrei pubblicarlo, ancora non ho avuto risposte da chi l'ha interpellato, ma forse tu ti occupi anche di questo. Ho detto sì, mi occupo anche di questo. Leggo questo manoscritto e ne rimango incantato. Ho detto: ma questo è un piccolo capolavoro. E un po' mi sono arrabbiato, perché a sapere che comunque è rimasto chiuso in un cassetto soltanto perché, non lo so, forse qualcuno non l'ha letto attentamente o non ha trovato il tempo e il modo di attivare i canali giusti. E quello che abbiamo fatto noi semplicemente l'abbiamo sottoposto a una casa editrice,
in piena espansione, che è Radici Future di Bari, casa editrice che, va detto, non pubblica a pagamento, come invece fanno quasi tutte le case editrici, diciamo, medio-piccole, e quindi investe su un autore, programma i testi da pubblicare da un anno all'altro, ha un budget per le pubblicazioni, perché è una cooperativa che il settore editoria è uno dei settori, poi c'è il settore ricerca, il settore innovazione, informatica e così via. Ha deciso di puntare su due autori della Locride che ho proposto io. Il primo è Giuseppe Gervasi, che è stato il primo calabrese a uscire con Radici Future col suo romanzo Riace che incontra il mare, e subito dopo è uscito Rosario Rocca. Potrei anticiparvi qualcosa per il 2021, vi dico che altri due autori della Locride, uno conosciutissimo a Siderno e non solo, pubblicherà con Radici Future, e verrà pubblicata anche una raccolta di fiabe molto bella con illustratori molto bravi, alcuni della zona, altri della Calabria, e poi c'è l'asso, il CR7 degli illustratori, e notizie di questi giorni che anche Altan ha aderito a questo progetto, quindi ci sarà anche un disegno di Altan in questa, in quest'opera. Quindi Rosario è un patrimonio di tutti noi, è una bellissima persona, abbiamo scoperto anche che è un bravissimo autore, e sono contento di aver dato il mio piccolo contributo all'uscita di questo romanzo, che chiunque l'abbia letto lo ha accolto positivamente. Grazie Gianluca, concordo con lui, il romanzo è davvero eccezionale. Io già conoscevo la scrittura di Rosario perché ho avuto modo di conoscerla alla Riviera, e quindi sì, mi ha stupito ancora di più di quanto non l'avesse già fatto in precedenza. Quindi tornando al romanzo, si apre con l'arrivo di queste due donne da Parigi. Salvatore va a prenderle all'aeroporto a Lamezia e ha in programma di portarle a cena fuori ad Antoninina, dal priore. Quindi fai questo omaggio a un personaggio assai noto della Locride. Vediamo il ritratto che ne fa della voce di Gianluca. Sì, questo è il primo dei quattro brani che leggeremo. L'aereo sarebbe dovuto arrivare alle 18.30, ma il monitor annunciava tre quarti d'ora di ritardo. Parla in prima persona il protagonista, Salvatore De Fiores. Feci il conto che solo per rientrare a Motta, da Lamezia, ci avremmo impiegato almeno un'altra ora e mezza, più il tempo di una doccia per attenuare la stanchezza del viaggio. Conclusi che era impossibile arrivare dal priore per le 8:30, e approfittai dell'attesa per chiamarlo. Què! Che minchia volete a quest'ora? Tuonò al telefono. Priore, ciao, sono Salvatore, scusami tanto, ma mi sa che arriveremo da te con un'oretta circa di ritardo. Mi dispiace, ma sono ancora in aeroporto. E che me ne fotta a me a che ora arrivi? Quando arrivi ti dico buono venuto, e buono che venisti. Mannaia là! E tirò giù una Madonna, come era solito fare. Era un tipo singolare il priore, impiegato come ragioniere al comune di Antoninina. A un certo punto della sua onesta carriera pensò bene che fosse meglio lasciar perdere i bilanci comunali e gli aggiornamenti dei software di contabilità, e mise in piedi un ristorante tipico proprio accanto al municipio del paese. Un'attività che ebbe molto successo anche grazie ai suoi modi simpaticamente scorbutici e alle sue celebri bestemmie che, oltre a fargli meritare il soprannome che fieramente portava, erano diventate una vera e propria attrattiva per i tanti clienti del posto e per i turisti che frequentavano il suo locale. Perché decidi di far entrare nel tuo romanzo il priore? Ho fatto parale, c'ero stato qualche giorno prima di scrivere questo capitolo e ho immaginato questa scena da lui. Ho pensato che fosse ideale anche per omaggiare un caro amico, oltre che un bravissimo ristoratore della Locride. È anche un modo per raccontare un territorio, scegliere dei frammenti di vita vissuta
in luoghi simbolo del nostro territorio, mi ha aiutato molto, diciamo, a sviluppare questa storia, a inserire i miei personaggi in un contesto reale, perché non dimentichiamoci che quel patto di cui parlavamo l'altra sera tra lo scrittore e il lettore, dell'autenticità di quello che è scritto, delle pagine che devono essere pagine di vita vissuta, è anche un patto che l'autore deve rispettare con se stesso. Il priore l'ha letto? Sì. Mi ha chiamato un disastro. Allora, sullo sfondo, questo amore è bellissimo tra Salvatore e Francesca, che però non subito Salvatore riesce a dichiarare, è un po' timido, un po' imbranato. Quando finalmente si è deciso, quando finalmente riesce a fargli avere quel pizzino, quel bigliettino, grazie all'amica che lo infila nel diario, i due si incontrano sugli scalini della scuola, ma succede qualcosa. Vediamo, ce lo racconta Gianluca. Guardate, per la buona riuscita di questo reading mi serve la vostra partecipazione, quindi anche per destarvi da questo torpore del dopo cena in una serata afosa, vi chiedo di fare un sottofondo musicale, perché sennò la scena non rende. Allora, c'è una canzone famosissima che secondo me è il sottofondo ideale per questo reading, si chiama E tu di Claudio Baglioni, conoscete? Baglioni, quello di Roma, quello di Centocelle, ci siamo, Sveglia. Come inizia tu? A coccolati ad alba. Vai, Graziella, almeno tu. Dai segnali di vita, dai. No, la musica. Ok. Dai. Na 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 na. Vogliamo fare una seduta spiritica per svegliarvi o ci riuscite? Coraggio. Riusciamo? Dai, forza! Guidaci, no? No, fai tu. A me serve solo un sottofondo, poi per descrivere questa romanticissima scena. Dai. No. Noi siamo figli del siamo figli dei falò sulla spiaggia, non di YouTube, degli MP3. Stono, vabbè. Vai, Graziella. Francesca, mi decisi a un tratto. Vai, continua. Non so quali parole si usano quando senti certe cose, ma è che da sempre rimasi in silenzio, tenendo gli occhi fissi verso il basso. Da sempre siamo amici, Salvatore, ed è una delle cose più belle, credimi, che mi sia potuto capitare. A questo punto, altro che nananana, qua ci vorrebbe la regola dell'amico, che è terribile, è una cartata che ti cade dentro la testa. Ma torniamo a noi, vai con E tu. Dovevo rinunciare, ormai non potevo concedermi mezze parole. Sentivo che era il momento giusto per confidarle i miei sentimenti folli e appassionati per lei. L'atmosfera di una bella giornata di mezza stagione, che ormai si accingeva al crepuscolo, era ideale. Dolce e romantica. Ma una voce rauca e inaspettata irruppe alle nostre spalle, come la sua presenza, non proprio conciliabile col momento che tanto aveva atteso. Mariuccia, apivola per tutti, era diretta e decisa verso di noi. Avrei voluto piangere. Sentite, figlioli belli, sapete che ora arrivo un medico? Ci fece, ormai 3 gradini sopra di noi. Mi sentii finito. Le mie speranze erano morte lì sul nascere. Apivola, ormai vicino alla 90ª, era nota in paese per i suoi modi brutali e per le disgrazie più crudeli, che senza curarsi di chi le stava intorno, era solita augurare a parenti e conoscenti. Per questo a Motta la chiamavano Pivula, civetta nera,
come i suoi vestiti e il velo che portava in testa, estate e inverno. Nel vasto universo delle credenze popolari era considerata l'uccello del malaugurio, la cui presenza annunciava disgrazie e lutti. Grazie signor Ricciardo. Non sappiamo se Salvatore alla fine si lascia condizionare dalla bibula e ci rinuncia oppure si dichiara per la sua strada. Oltre alla bibula, un altro personaggio tipico delle nostre zone, del tempo, ancora ci sono da qualche parte, è compare Rosario. Leggiamo. Allora, io vorrei fare un breve sondaggio per capire chi è che crede al malocchio qua. Nessuno lo ammetterà, ma poi ci credono tutti. Perché voi al malocchio ci credete e quando le cose vanno male andate a farvi sciumicare, come si suol dire. Ora che non sappia, che non lo sappia Carla, che viene da Berlino, che significa sciumicare, posso capirlo, posso ammetterlo. Ma non mi dite che voi non sappiate cosa significa sciumicare. Ve lo ricordo, Nora lo sa per esempio, potrebbe tenere una lectio magistralis su queste cose. Era un tipo singolare compare Rosario, portava ancora la berretta piegata sul lato sinistro, come quando aveva 20 anni, i baffetti a pennetta che lo rendevano ancora più pimpante. Veniva a farmi visita ogni volta che tornavo e in ogni occasione utile amava rispolverare fatti e usanze del tempo della sua giovinezza. La sua vita solitaria a Pignataro, distante pochi passi dalla fontanella, era smorzata un po' da Maria, una sua nipote che andava a trovarlo più o meno una volta al giorno, e un po' dalle visite quotidiane dei suoi clienti, che si recavano da lui per farsi sciumicare. Compare Rosario era di fama il più abile scacciamalocchio del paese. Una volta lo andai a trovare insieme a Michele al Doddo, un ragazzo di qualche anno più piccolo di me. Ricordo che Tonino, il mitico titolare della capannina, aveva comprato un vecchio ciclostile che aveva sistemato nel retro del locale, dove si riuniva la redazione di Ambiente e Territorio, un periodico locale che lui stesso aveva fondato e che, soprattutto nei primi tempi, ebbe anche una discreta tiratura. Mi chiese di dargli una mano e accettai di curare una rubrica sulle credenze popolari. Nel primo articolo decisi di trattare la pratica del malocchio e nessuno, meglio del mio stocchiatore di fiducia, poteva illuminarmi sull'argomento. Ci ricevette con allegria e ci offrì del vino. Noi ovviamente gli nascondemmo la ragione reale per cui eravamo andati a trovarlo e per convincerlo a pianificare la formula magica del mio amico mi inventai che ultimamente le cose non gli andavano bene e che lo aveva portato per farlo guarire. Dopo aver immerso l'indice sinistro in una tazzina di caffè piena di olio, fece con lo stesso dito una croce sulla fronte del Doddo. Lo invitò a tenere tra le mani una tazza più grande con dentro dell'acqua, ci versò un po' d'olio e con un coltello iniziò a fare delle croci sulle piccole macchie gialle che, inevitabilmente, l'olio provocava. Le macchie centrali rappresentavano delle maledizioni mandate dai parenti, mentre quelle riconducibili a dei conoscenti o a persone più lontane al malcapitato risiedevano nelle zone più vicine ai bordi. «Se sti per buono mi esci tutto, se sti per male non mi esci», recitava ogni croce che tracciava sulle macchie d'olio, eliminandole a suo dire il potere malevolo. Alla fine tutti e tre ci prestammo al rito e a ognuno di noi riservò una diagnosi clara. «Voi siete a posto», disse a me Michele. «Ma tu, giovanotto», rivolgendosi verso il Doddo, «devi tornare ancora una volta, il tuo e occhi di chiesa». Quante risate che ci facemmo sulla via del ritorno! Ricordo che pretese come compenso 100 lire a testa, altrimenti la magia non sarebbe andata a buon fine e il malocchio si sarebbe ripresentato. La cosa che mi colpì più di tutti erano gli oggetti di varia natura che la gente gli portava. Per lo più si trattava di madri che, all'insaputa dei mariti, si rivolgevano a lui per questioni riguardanti i loro figli. C'erano infatti diversi libri da purificare in seguito a eventuali iettature prima di un esame universitario, occhiali per migliorare le condizioni della vista di qualche bambino o, addirittura,
della biancheria intima di qualche ragazza che non riusciva a trovare pretendenti. Allora Rosario, intanto vorrei sapere cosa significa Occhi Chiesa e poi se esiste davvero, compare Rosario, se esiste davvero a Benestare. Sì, è esistito compare Rosario, come è esistita anche la pillola, dei personaggi che ci sono stati un po' in tutti i paesi, e la pratica del malocchio era molto diffusa da noi. Tra l'altro questo episodio che racconto è un episodio vero, veramente ci recammo io insieme a due amici, così come ho scritto, da questo sdoppiatore perché volevamo fare un articolo, scrivevo già all'epoca per un giornalino che avevamo fondato dal mio paese. Ci recammo da Rosario per fare questa pratica, per vedere come funzionasse. E questo è l'unico episodio che non è frutto di fantasia, l'unico episodio autobiografico potrei dire. Però i personaggi sono reali, come il reale Tonino, come il reale, come sono reali un po' tutti, i protagonisti, ma anche figure marginali che accompagnano questa storia d'amore, come hai detto prima. Occhi Chiesa, che significa Occhi Chiesa? Occhi Chiesa una pratica di malocchio molto più efficace, molto più potente, perché deriva dalle cosiddette puritane donne di chiesa, che in quanto donne di chiesa sono più potenti secondo la credenza popolare nel mandare intenzioni malevole a mal capitati. Sono pratiche popolari che erano, come abbiamo detto, diffuse, che facevano da sfondo alla quotidianità contadina, ma in evoluzione, perché parliamo degli anni 80, la storia è ambientata negli anni 80, i nostri cari anni 80, per chi ha vissuto quegli anni, ma in cui tante pratiche appartenenti ad un mondo ormai antico, ormai superato, erano ancora presenti, quindi riferiamo alle nostre menti con una certa lucidità. I personaggi sono fondamentali in questa storia. Perché lo sono? Un po' perché il paese, come abbiamo anche avuto modo di descrivere l'altra sera, senza i suoi protagonisti non sarebbe stato quel paese ideale che intendevo prima. Un po' perché questi personaggi sono sovrapponibili. Io sono convinto che in tutti i comuni, soprattutto in tutti i paesi, soprattutto dell'entroterra, uno sdocchiatore, un cacciatore di malocchio è esistito, c'è stato ed è presente nella memoria collettiva, appartiene alla memoria collettiva, così come queste pratiche, così come la vecchietta che secondo la credenza popolare o l'opinione collettiva, se parliamo di tempi meno recenti, voleva classificarla come professionista nel mandare disgrazie alla gente, per non usare altri termini. E i personaggi che vengono costruiti, così come si costruiscono nei romanzi, per forza devono rispondere a quei criteri che rimandano a quella fiducia di cui parlavamo prima, tra l'autore e se stesso, ma anche tra l'autore e chi lo legge, perché sono dei personaggi che non rappresentano solo la descrizione di una determinata persona vissuta, ma sono delle vite, io le definisco così, dei personaggi, delle vite complesse. Vite perché? Perché ci sono, perché devono esserci, perché così, perché altrimenti non sarebbe un,
un frammento di vita autentica quello che vai a narrare. È complesso perché, dicevamo l'altra sera con Olimpio, ogni autore è un po' autobiografico, e quindi c'è il fatto autobiografico, ma non faccio riferimento solo a quei frammenti di vissuto in cui l'autore è in qualche modo protagonista. Il protagonista può essere anche un'altra persona, può essere un amico, il compagno di banco, quindi anche a quei frammenti di vita percepiti in qualche modo, sensazioni percepite, e poi la prospettiva che si vuole in qualche modo assegnare ad un personaggio. E nel romanzo sono presenti tanti temi. Una persona che conosco, che vive all'estero, mi ha mosso una critica, ma un ragionamento proprio raffinato, rispetto ad uno dei temi che c'è, l'immigrazione. Cioè assegnare ad una donna straniera uno stereotipo. Ecco, anche se chi scrive non nutre determinate convinzioni, comunque i suoi personaggi sono figli di un determinato tempo, quindi influenzati da quel contesto. E ritengo che sia fondamentale, quindi tutte queste componenti alla fine vanno a comporre una struttura complessa, appunto, che è la personalità che viene assegnata ai personaggi. Certo, come dicevi, la voce del popolo non deve mancare in un romanzo. C'è un momento romantico dell'amore tra Salvatore e Francesca, la gita di Quinto a Venezia. Allora, per questo quarto e ultimo reading ho bisogno di un attore coprotagonista. La scena è ambientata in Veneto, a Venezia per la precisione, e ho bisogno di un Veneto. E siccome un Veneto c'è, perché lo vedo qua davanti, lo conosco da 10 anni, lo ripeto con piacere questa sera, io chiamerei accanto a me Filippo. Un applauso a Filippo, destatevi da questo torpore, mamma mia! Devi soltanto dire una frase. È Veneto di importazione o è Veneto Veneto? Ci sono anche i Veneti Veneti. Devi solo dire questa frase. Passo di prossimo. Non dire che pernottammo all'hotel Antico Doge, a pochi passi da Piazza San Marco. Lo stile era di altissimo pregio, almeno rispetto alle nostre abitudini. Michele, che si sentiva più esperto di noi solo perché aveva visitato la Serenissima da ragazzino insieme a zio Felice e zia Franca, era già in fermento quando salimmo sul vaporetto per la traversata di andata da Mestre. Ragazzi, Venezia è Venezia! Dicono che le migliori femmine del mondo almeno per una volta passino da qua. Anche se dobbiamo stare accorti con le spese. Qua costa tutto il triplo. Si rischia di rimanere in mutande già il giorno dopo. Aveva ragione. Non dimenticherò mai le 6.000 lire a testa che dovemmo sborsare io e Giannetto per 2 caffè e 2 mezzi bicchieri d'acqua che le avevamo ordinati al bar sotto il portico destro della piazza. Ci eravamo precipitati di corsa perché mi stavo facendo la pipì addosso. L'ho edulcorata questa, Salvatò, mi fece Giannetto appena usciti. L'hai raccolta almeno in un bicchiere. Ti sei sparato una pisciata d'oro. Ma i ricordi più cari di quel viaggio furono, ovviamente, altri. La mia camera, che dividevo con Michele, Giannetto e Titta, era distante solo mezzo corridoio da quella di Francesca. Quello a Venezia fu il nostro viaggio. Spesi 50 delle 120.000 lire che mi ero portato dietro solo per i 2 giri in gondola che feci insieme a lei. Sapevo già del ponte dei sospiri e dell'usanza delle coppie di innamorati di scambiarsi un bacio passandoci sotto in gondola, come segno di promesse e di buon auspicio d'amore eterno. E fu al primo giro che, in quel punto fatidico, lei mi prese la mano. Vai, Graziella. Torniamo alla cosa. Dai, lasciamola. Voglio che la mia vita sia la tua, Salvatore. Mi disse con la voce tremante
E io, troppo imbranato e teso, non riuscivo a recitare la parte che mi ero pensato e ripensato da giorni. Mi guardò negli occhi, poi li abbassò timidamente e mi sorrise come solo lei sapeva fare. La sua bellezza mi pervadeva e mi commuoveva fino all'angolo più nascosto dell'anima. Rimasi in silenzio, non riuscii a risponderle niente, non una frase di circostanza, non una parola. Forse perché non esiste una parola in grado di descrivere l'attimo in cui una donna ti tocca veramente il cuore. La gondola andava lentamente. Avevamo ormai oltrepassato l'arcata bianca del ponte tanto caro agli amanti, quanto angosciante un tempo per i carcerati che vi passavano, dopo aver lasciato le loro prigioni per presentarsi davanti agli inquisitori di Stato. Il gondoliere salutava in dialetto veneziano i suoi colleghi ed emetteva versi e bestemmie a noi incomprensibili, lamentandosi di ogni sciocchezza che lungo il canale trovava fastidiosa. Oi! Giusto, sì. Pronunciava ad alta voce, per segnalare la sua presenza in prossimità di un incrocio. Poco prima, per sforzare la nostra agitazione, gli chiesi se fosse faticoso agitare il remo per tante ore al giorno. E lui, che probabilmente aveva intuito la mia timidezza nell'approccio con una bella ragazza, mi fece con un mezzo sorriso beffardo. Ma te vien dal doveo? Non ci feci caso lì per lì. Solo qualche tempo dopo scoprì che a Venezia si alludeva sarcasticamente al paese di Dolo come luogo di provenienza delle persone tonte. Filippo! Rifacciamo la scena. Sei pronto? Te devi essere pronto, ciò però. Ma l'ha ripetuta per farsi sentire. E lui, che probabilmente aveva intuito, intanto che rema, fai il gondoliere che rema. E intanto che aveva intuito la mia timidezza nell'approccio con una bella ragazza, mi fece con un mezzo sorriso beffardo. Ma te vien da Doio? Da Doio? Non ci feci caso lì per lì. Solo qualche tempo dopo scoprì che Venezia si alludeva sarcasticamente al paese di Dolo come luogo di provenienza delle persone tonte. Quindi nel romanzo non siamo solo a Motta, ma anche a Venezia, a Dublino, a Parigi, diciamo, non rimaniamo solo nella Locride. C'è un luogo che ritorna spesso nel romanzo, la Fontanella, un luogo di incontro dove si svolge per lo più la vita sociale del paese, un luogo che custodisce un segreto che naturalmente non sveliamo. Esiste davvero questa Fontanella? Esiste, anche se Fontanella non è proprio il nome di questo luogo che ho immaginato. Ho voluto assegnare come denominazione Fontanella proprio perché è un luogo che si chiama Fontanella, c'è in tutti i paesi del nostro territorio, almeno se facciamo riferimento alla toponomastica prerepubblicana, diciamo così. E il luogo che ho immaginato è il cuore del Vermo Colle, cioè da dove mi è sembrato di trarre ispirazione, dove ho voluto collocare, diciamo, gran parte di questa storia, almeno per quanto riguarda la vicenda familiare del protagonista. E però è un luogo che realmente c'è a Benestare. Ma che realmente c'è, ripeto, cioè ci tengo a sottolineare questo aspetto, c'è in tutti i paesi dell'entroterra, perché tra l'abitato e la collina c'è sempre uno spazio, diciamo, caratterizzato appunto da tutti gli elementi paesaggistici che sono riconducibili alla mia Fontanella, che ho voluto in qualche modo descrivere in questo romanzo. Che c'è un intervento dal pubblico, una ragazza, Alessandra Trichilo, che sta svolgendo il tirocinio presso MAG e che è una studentessa dell'Università della Calabria. Allora,
Buonasera a tutti e a tutte. Allora, io avrei una domanda riferita alla Calabria, che nel corso del testo appare, secondo la mia personale interpretazione, quasi come un luogo distopico, nel quale tuttavia emerge il mandorlo come un posto utopico in un luogo distopico, che è una Calabria che comunque ha anche il potere di influire negativamente sul destino di Francesca e di Salvatore. La mia domanda è, secondo il suo punto di vista, esiste, e questo è il modo in cui lei personalmente vede la Calabria, esiste un mandorlo anche nella vita reale? Allora, questo è il modo in cui io vedo un po' tutto il mondo e la Calabria nel mondo. E la 'ndrangheta in questo, cioè, così, perché giustamente quando si fa riferimento alla Calabria che condiziona, potremmo dire la 'ndrangheta condiziona, però la 'ndrangheta rimane marginale in questa storia. E è solo un caso, è solo un caso che alla fine condiziona in maniera decisiva questo amore sospeso tra Salvatore e Francesca. Il mandorlo, ecco, l'immagine del mandorlo è un'immagine cara perché appartiene alla mia fanciullezza. Io ricordo un mandorlo vicino casa mia, dove trascorrevo giornate con i miei nonni, ma ancora prima con i miei bisnonni, perché c'erano questi lunghi pomeriggi primaverili. E il mandorlo che scandisce e anticipa le mezze stagioni caratterizzava un pochettino la mia vita, cioè questi ricordi che sono molto, quindi quel tempo, quel mandorlo è in qualche modo un omaggio che inconsciamente forse ho voluto fare alla mia infanzia, ai miei nonni, alla cultura contadina sostanzialmente. Però l'ho scelto anche perché mi è sembrato un modo simbolico per parlare delle mezze stagioni, perché la mezza stagione che viene anticipata, attenzione, dal mandorlo, l'unico albero in grado di anticipare la mezza stagione, la primavera prima e l'autunno dopo, segnano un passo diverso qua da noi. Ecco, il tempo qua da noi, in questo la Calabria, mi sono fatto convinto che si differisce rispetto a tutto il resto, rispetto al mondo, ha una scansione del tempo tutta sua e ritorna questo rapporto tra il paese e il mondo, cioè non siamo solo a Motta, siamo altrove. Forse l'ho detto anche l'altra sera, ma la narrazione meridionale calabrese alla fine torna sempre a quel concetto che il primo Corrado Alvaro ci ha in qualche modo introdotto, quel suo modo di descrivere il paese, grande, mi pareva tutto il mondo, e questo rapporto tra il paese e il mondo è la chiave proprio per descrivere come si consumano storie ed esistenze in un rapporto che rimane sospeso, perché poi alla fine cos'è la nostra terra? È una terra di migrazione, è una terra di storie sospese, di storie fatte di tutto ciò che non è stato possibile narrare. E la mezza stagione rappresenta questo, la stagione non piena, la stagione che poi non si conclude, che rimane sospesa, che non sappiamo come va a finire. Ed è questa, appunto, è una storia che mi piace definirla così, intricata, perché sono intricate le nostre storie, è intricata la nostra terra, anche se la 'ndrangheta rimane marginale, ma soprattutto una storia sospesa, una storia che potrebbe conoscere un finale diverso, che potrebbe in qualche modo prestarsi a farsi scrivere un finale diverso.
è quella pagina che ci manca, è quella pagina che dobbiamo ancora scrivere, è quella pagina che non c'è, che deve essere ancora raccontata, ma che rende la nostra narrazione affascinante, la nostra terra affascinante. A scandire il tempo nei nostri paesini vi sono anche le tradizioni culinarie, i dolci. Il primo capitolo si apre proprio con il profumo delle nocatule, ma non ci sono soltanto le nocatule, ci sono anche le San Martine, le tute, tutte le vengono chiamate in diversi paesini. Tutte vengono cucinate, vengono preparate in questa cucineia, questo piccolo casolare che è adibito a cucina rustica, che di solito viene costruito tra la casa e l'orto. Quindi nel libro non soltanto personaggi tipici, come abbiamo sentito prima, ma anche le tradizioni culinarie. Questo denota un forte amore per la tua terra. Cesare Pavese nella Luna e il Palò scrive che un paese ci vuole, e non fosse che per il gusto di andarsene via. No, ci tornare, se non altro per il piacere di poterci tornare. Allora l'ho letta male. No. Ok. Il paese. Per il piacere di poterci tornare. Per il desiderio, cioè se non altro per questo. Ok. Di sapere che ci tornare. Va bene, sì. Vabbè, ci saranno due versioni. No, può darsi pure che okay. Ricordi male io. Il paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di te, che anche quando non ci sei è lì ad aspettarti. Ecco, per te cos'è il tuo paese? Il mio paese, ma un po' la Calabria, per tornare alla domanda di prima. È un luogo sospeso. Ecco, io ho impresso un'immagine che ho fotografato qualche tempo fa nel mio centro storico, che potrebbe essere qualsiasi centro storico della Locride. Un rudere, una casa ridotta ormai a rudere, c'erano le case di gesso, a benestare, consumate ormai dal tempo, ma si intravedeva da un'angolatura, dalla finestra, che non c'era più, era deteriorata, si intravedeva un bicchiere un po' più grande, quelli che si usavano, diciamo, penso inizio secolo, con delle posate ben riposte al loro interno. Chi le ha lasciate lì prima di emigrare pensava di doverci ritornare, non le ha buttate, le ha lasciate lì riposte, e sono ancora lì adesso, con la polvere che ne ha cambiato l'aspetto, ma non ha stravolto l'ordine. Ecco, magari chi è partito e pensava di ritornarci e di riutilizzare quelle posate non è ritornato, ma quegli effetti personali, così come le pietre, gli alberi, un contesto consumato dal tempo, perché il tempo consuma, non consuma solo noi, non ci scava solo le rughe sul viso, ma consuma anche i nostri bellissimi paesaggi, ed è giusto che sia così. Tutto però è lì ad aspettare che qualcosa accada. Ecco, io immagino, mi piace conservare questa fotografia del luogo sospeso. Questo è il mio paese, questa è la Calabria. Un luogo sospeso perché c'è qualcosa e qualcuno che aspetta qualcun altro o che qualcosa accada. Questa è l'immagine che mi sono fatto della mia terra. Bravo. E anche quello che un po' scrivi nell'aforisma di apertura del libro. La tua esperienza di sindaco ha rafforzato, ha modificato questo amore per il tuo paese? Assolutamente sì, un'esperienza che malgrado il rammarico di non essere riuscito, diciamo, a scrivere una pagina diversa, appunto, rifarrei con la stessa passione e commettendo magari gli stessi errori.
sicuramente ha rafforzato il mio legame con il mio paese, l'ha maturato e soprattutto, di questo sono veramente felice, mi ha consegnato una nuova, una consapevolezza che non pensavo di poter acquisire dopo un'esperienza così forte, perché comunque è stata caratterizzata anche da, da momenti difficili. E la consapevolezza di aver ricevuto veramente tanto dalla mia gente e dal mio paese. Io ho scritto questo romanzo, anzi l'ho concluso, nell'ultimissima fase in cui ero ancora sindaco, e come se mi sentissi obbligato, non obbligato, ma in dovere di dover dare qualcosa a quei luoghi, a quella gente che mi ha tanto amato e sostenuto in un periodo particolarmente difficile della, della mia vita, non solo come, come amministratore. E, ecco, ho acquisito questa consapevolezza, la nostra gente è veramente grande, la nostra gente merita, merita veramente di più. E dicevo prima, il rammarico, non essere riuscito a, a lasciare un segno importante per cause, diciamo, ma qui potremmo scrivere un altro libro, per cause che in qualche modo ci parlano di un sistema che è difficile scardinare, forse perché è stato, ci è stato assegnato, ci è stato consegnato per non consentire a niente e a nessuno di cambiare le cose. Ecco, io ritengo però che la vitalità, la cultura, soprattutto questi momenti, chi vuole investire e scommettere nella cultura invece possano aiutarci a cambiare veramente le cose, creando nuove coscienze e nuove consapevolezze. Per questo io, oltre che ringraziare il Presidente, ringraziare quanti mi hanno voluto qua, vi ringrazio soprattutto per quello che fate sul nostro territorio e perché questi momenti rispondono soprattutto ad un bisogno di cambiamento che solo da qua può partire. Lo dico con una consapevolezza acquisita anche in anni in cui ho amministrato, senza una società civile che cammina, la più grande amministrazione può produrre risultati non proporzionali a quello che si potrebbe e che la nostra gente meriterebbe di ottenere, di vedere realizzato su, su un territorio che purtroppo ancora continua a camminare piano, ma cammina e fa passi importanti quando vuole, quindi ci rimane una speranza, ma reale, cioè non è retorica, di poter consegnare un mondo diverso e migliore alle generazioni che verranno. Io ne sono convinto, per questo ho detto, malgrado un rammarico, un'esperienza che arriverei anche domani mattina, perché ritengo che tanto si possa fare per questo territorio. Hai quindi amato il tuo paese da primo cittadino e ora lo fai da scrittore. Quale contributo pensi sia più efficace, duraturo e di quale vai più orgoglioso? Questa è una domanda difficile. Io vado orgoglioso del mio rapporto personale con la mia gente, con la mia terra. L'ho fatto da primo cittadino, ma ritengo che anche un ruolo di cittadinanza attiva debba essere considerato di pari dignità e di importanza rispetto a quello di un amministratore pubblico, per il ragionamento che facevo prima. Senza una cittadinanza che partecipa materialmente ed emotivamente ad un processo di cambiamento e di crescita, nessun ruolo pubblico può fare dei miracoli. Ecco, io ritengo che cittadinanza e cosa pubblica debbano camminare di pari passo,
perché alla fine si tratta della stessa cosa, se ci pensiamo. Poi in un piccolo paese, immaginate il sindaco, che c'è un volontario, cioè, poi di questi tempi in modo particolare, senza la sua gente cosa può costruire, quali passi importanti può fare. Ecco, io sono orgoglioso di un fatto, di essere riuscito a realizzare quel poco che sono riuscito a fare, grazie comunque al contributo della mia gente, grazie alla mia gente che ci ha veramente creduto in determinate cose. E di questo sì, ne vado orgoglioso, di quel poco che sono riuscito a trasmettere. Si è trattato di una passione, di una speranza che sono riuscito in una determinata fase soprattutto a trasmettere positivamente, e che tanti cittadini, un pezzo importante del mio paese ha voluto cogliere e ha voluto, diciamo, prestare le proprie gambe, il proprio cuore, affinché quelle speranze, quei disegni di cambiamento venissero realizzati, o quantomeno a dare la possibilità di provarci a realizzare qualcosa di diverso, qualcosa di importante. E devo dire che comunque processi importanti di cambiamento sono stati avviati. Adesso io non voglio fare una rassegna delle cose fatte, siamo qui per altri motivi, però se ci crediamo veramente possiamo realizzare delle cose importanti. Io, questo è il messaggio che ho cercato di far passare, di trasmettere alla mia gente. In parte ci sono riuscito, ma di quel poco ne vado veramente orgoglioso, per tornare alla tua domanda. Sono certa che la tua gente avrà un bel ricordo di te. So che c'è in programma un nuovo romanzo, vuoi anticiparci qualcosa? Sì, ho iniziato a scrivere, a disegnare contorni dei personaggi di un'altra storia che mi piacerebbe raccontare. Ancora in fase di elaborazione, la fase embrionale, se vogliamo trovare una collocazione temporale di evoluzione. Il contesto storico è l'inizio del Novecento, 1906, anno in cui ci fu una rivolta contadina, anni in cui ci furono diverse rivolte contadine nei nostri paesi, in questo territorio. Ecco, in questo contesto si svilupperà, prenderà forma una storia, la storia di una donna che sarà protagonista. Anzi, rivediamo anche il nome di questa donna, Giuditta, in un'altra occasione spiegherò anche il perché. Per adesso c'è Giuditta, che è una donna molto bella, perché non poteva essere altrimenti, perché comunque la nostra terra è anche questa, è stata anche la storia di passioni e di lotte in cui le donne calabresi e meridionali non hanno ancora ricevuto quel tributo che meritano. In tutte le lotte contadine, io ho studiato le lotte contadine di Calabria e del nostro territorio, in tutte le lotte contadine in prima fila c'erano le nostre donne. E Giuditta è una donna di lotta, è una donna che ha lottato per consegnarci un futuro diverso e migliore. L'ho immaginata così, mi auguro che sarà una bella storia da raccontare. Speriamo allora un altro anno di rivederci qui, stesso posto, stessa ora. Non so se ci sono domande dal pubblico, da Gianluca. No, io mi avrebbe fatto piacere sentire Marcello Attisano, che è un bravo romanziere anche lui, però vedo che ha dovuto abbandonare anzitempo
i lavori. No, apprendo questa sera che c'è questa idea, il cantiere. Giuditta, immagino che si ispiri a Giuditta Levato, però sarebbe fin troppo facile, diciamo, come... No, non è così. Io comunque mi auguro di essere anche in questo caso editor di Rosario, perché sui romanzi di Rosario si lavora veramente poco, perché sono già buoni così, quindi non hanno bisogno di grandi interventi di correzione o di editing. Grazie. Che dire, per chi forse ancora non lo conosceva, stasera conosceva già un bravo scrittore, ha conosciuto una bella persona. Ringraziamo tutti e darei la parola al Presidente, Cosimo Pellegrini. Ah sì, se ci sono interventi. Mancano i secchi d'acqua gelata. Parli da politico, non da presidente. Carità, no. Va bene, volevo allora tornare un attimo. Se vai lì. Nora, puoi andare lì, così evito di spostare. Allora. Mi puoi dare il microfono. Il pubblico è abbastanza giovane e quindi tanta realtà degli anni faceva riferimento al Malocchio, chi curava il Malocchio, molti non conoscono questa storia. L'occhio di chiesa, ora noi sappiamo che l'uscita ufficiale che era consentita alla donna negli anni era per la chiesa, no? E ci andavano anche i bambini. Assistenza sanitaria anni 60-50 era scarsa, le febbri venivano. Il bambino andava in chiesa con la mamma, con la nonna, con la zia. Tornavi a casa, avevi la febbre. Cosa è successo? È partito, stava bene. Fu occhio, figlioli, occhio di chiesa. Ecco, cioè il malocchio, qualcuno aveva guardato... Ma funziona? Sì. Allora, la diagnosi era questa di fronte ad un'assenza della sanità. Perché l'assistenza sanitaria gratuita, eccetera, è avvenuta intorno, mi pare, al 63, quegli anni, perché prima anche chi lavorava pagava il medico e poi aveva diritto al rimborso. Allora, il bambino con la febbre alta, che è successo? Occhio fu, a un di io, a chiesa, occhio di chiesa. Cioè, occhio di chiesa significa che era avvenuto nella chiesa. Quindi un luogo non proprio benedetto, aggiungo io, no? Cosa succedeva? Che c'era l'esperta nel paese che, io me la ricordo questa cosa, no? Ti portavano perché avevi la febbre, stavi male, ti sentivi male, non c'era il medico. Chi ha visto l'ultimo film, non mi ricordo se Aspromonte o Anime Nere, lì c'era proprio raffigurata la situazione dei paesi interni senza strade, senza medico, e quindi ti affidavi al praticone. Intanto i tre giorni passavano e come fanno i medici oggi, che per fortuna non ti danno l'antibiotico subito, perché negli anni 60 avevi la febbre, il medico ti prescriveva subito l'antibiotico. Oggi si lasciano passare i tre giorni, nel frattempo vediamo cosa succede e se la febbre se ne va, ok, diversamente si procede con l'antibiotico. Quindi era occhio di chiesa, quella famosa febbre che tutti i bambini hanno e per il quale non c'era medicina. E l'occhio di chiesa era terribile, ecco, tra gli occhi, il malocchio che cos'era? Era uno sguardo invidioso, non è che c'era qualcuno che lì ti faceva, non c'era lo stregone del malocchio in chiesa, era uno sguardo più attento, guarda che bel bambino, quasi d'invidia, nient'altro. Ecco, volevo puntualizzare questo perché lui è giovane e quindi, non so, tu poi l'hai interpretato, mi pare, come malocchio di chiesa, non mi ricordo, comunque era questo, il malocchio. Lo sguardo malefico era avvenuto in chiesa. Grazie e scusate. Non
sono altri interventi? No, non intervengo, mi spagnano momentacchia con te. Ecco, l'hai detto, hai detto, è impossibile. Che dicono, guarda quella come sta bene. Come la potevo imbocchiare? Rosario, allora, visto che tanto ci abbiamo tempo, io assolverò anche la funzione di parlare, mi sembra eccessivo. Vabbè. No, volevo... Rosario ha un particolare comune. E lui ha lavorato a Torino, io ho finito la mia carriera, ho iniziato a Torino, fino a Torino. L'esperienza torinese ti ha dato qualcosa? Cioè, serve l'uscita? Perché qui c'è proprio questo grosso problema, no? Nel senso che si pensa che tutto ci stia qua. E siccome tu hai un problema, l'hai affrontato, tu sei molto speranzoso. Da quel poco che ho capito, tu hai la speranza che prima o poi da questa situazione, come dici tu, sospesa, di limbo, prima o poi si esce. L'esperienza torinese in qualche modo ti ha dato qualche cosa in più, oppure tu hai andato a Torino? Perché poi molto spesso io ho l'esperienza, tanto potrei raccontare tanto di Torino, lo dico così, mi diceva una volta uno all'università, dice, noi siamo stati svegliati dai meridionali perché sanno parlare, perché hanno questa filosofia. Dicevano, lui era un torinese, no? Uno degli ultimi anni, vi parlo di 6-7 anni fa, prima che andassi in pensione, conoscevo la moglie, venuto a uno spettacolo che si faceva nella mia scuola, e lui dice, guarda, la cosa che più è successo spesso, perché avete questo modo di filosofeggiare tipico a Sidero, si chiama vavalacciare, che non comprende niente, possiamo dirlo senza offesa, ci sono volte, ma si parla, tu passi per la strada e devi per forza fermarti, nessuno capisce che c'è il treno che fra 30 secondi parte, no? Se tu non saluti una persona. Invece c'è questo aspetto positivo della cultura meridionale, no? Che in qualche modo coinvolge, perché mentre al nord si è più freddi per molti aspetti, qui no, si è molto molto più calorosi, ma dico, qualche volta bisogna anche uscire da sole e chiacchierare. A te cosa ti ha lasciato Torino, o meglio, cosa tu hai lasciato a Torino? Ma credo che sì, in fondo l'esperienza di Torino, che poi ha rappresentato un periodo significativo della mia vita. Io sono stato a Torino dai quasi 10 anni, dai 20, 30. Io sono tornato in occasione della mia elezione a sindaco a Benestare, anzi ho fatto una campagna elettorale da pendolare. Partivo ogni martedì per andare su a Torino a scuola, ogni giovedì scendevo, avevo chiesto un part-time proprio per fare la campagna elettorale. È stato un rapporto di arricchimento reciproco, a mio avviso. In quella fase della mia vita quell'esperienza non poteva che fermarmi. Ed è una città molto meridionale, poi se andiamo a vedere, cioè, Torino non è che cioè, la definirei una città del nord, ma solo per una collocazione geografica. Io ho avuto gran parte dei colleghi meridionali. Anche nei luoghi, poi io dovevo candidarmi a Moncalieri, che nella prima cintura, poi ho scelto di candidarmi al mio paese, in seguito ad una situazione un pochettino particolare. Fatto sta che è stato un periodo della mia vita che ricordo con particolare affetto per le persone che ho lasciato. Ma è stato anche un periodo di crescita. L'esperienza, diciamo, scolastica, a cui si fa spesso riferimento nel romanzo, è dovuta, diciamo, a quel decennio, anche se poi i fatti e gli avvenimenti che fanno parte di questa narrazione sono il più delle volte di fantasia, fanno comunque riferimento a quel periodo della mia vita che mi ha formato parecchio. Spero di aver lasciato qualcosa di positivo anch'io, però è stata un'esperienza forte, perché ho scelto di insegnare nelle scuole serali, nei centri territoriali si chiamavano all'epoca, quindi da là. Ricordo che si insegnava l'italiano
alla donna araba che non aveva mai tenuto una matita in mano, fino al ragazzo universitario che faceva l'Erasmus in Italia e che veniva ad approfondire, diciamo, la lingua italiana. È stata un'esperienza bella, formativa, credo, sicuramente mi ha dato tanto, Torino, spero di aver dato un contributo anche io, ma questo non lo posso, non può essere un giudizio mio, spero di aver contraccambiato con impegno e dedizione quanto quella città mi ha dato e lasciato. Grazie Rosario, allora, per essere stati con noi. Cosimo Pellegrini. Avete in comune un timbro della voce, tutti e due. Sì. Una certa pacatezza si confonde un po'. Anche la testa, vuoi dire? Forse anche. La capigliatura. La capigliatura. Grazie comunque. Grazie Presidente. Niente. Io volevo sottolineare un passaggio di Rosario. Il successo di un'attività di amministrazione passa attraverso la partecipazione dei cittadini. Questo è un passaggio importante. Non basta eleggere il sindaco, non basta eleggere chi ci rappresenta. È necessario partecipare alla vita sociale. Grazie Rosario per avercelo ricordato. Io comunque adesso vorrei soltanto ricordarvi che domani Rossella Cucunato non ci rinfrescherà con lo scirocco bugiardo, ma noi speriamo di sì, però, perché il libro di domani ha questo titolo, Lo scirocco bugiardo. Vi ringrazio tutti per aver partecipato e ci vediamo domani al solito orario. Buonanotte a tutti.